Signore e signori, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova edizione di Now Sports HD dal vostro Different Player. Oggi edizione specialissima perché è stata indetta una conferenza stampa urgente da parte del CEO della FC Internazionale, in quanto c'è una clamorosa novità. A quanto pare Luciano Spalletti è stata solo una copertura, ma è un altro il nome clamoroso che siederà sulla panchina dell'Inter. Ma andiamo a sentire direttamente le parole del vice CEO nella propria conferenza stampa. A voi, signori, vi passo la linea. Signori, buongiorno a tutti. È stata indetta questa conferenza stampa perché, per quanto riguarda l'Inter, c'è una clamorosa indiscrezione di mercato. Ebbene, la dirigenza Suning vi ha fatto credere di aver acquisito le prestazioni professionali di Luciano Spalletti, ma invece il vero obiettivo della dirigenza nerazzurra era un altro coach, che sarà presentato dal 1 luglio, ma che oggi, 29 giugno, vi verrà svelato in anteprima. Ebbene, l'Inter ha ingaggiato per i prossimi 5 anni Oronzo Canà, divenuto famoso con lo storico salvataggio della Longobarda. E non solo, abbiamo la possibilità di collegarci con il calciomercato per vedere quali sono le trattative messe in atto dal buon Oronzo Canà assieme al presidente ad interim Borlotti, perché assieme a Canà è venuto anche Borlotti, perché serviva un'altra figura di spicco che seguisse da vicino le vicende del mondo Inter. Andiamo a vedere che cosa succede, signori. Godetevi lo spettacolo. C'è Luciano Spinosi. Spinosi. Luciano Spinosi. Buongiorno. Come stai? Sei tornato alla corte del barone Lidl, Sì, eh? sì, sì. Vecchio filibustiere dell'area di rigore. La vedo bene, lei. Che mi date? Lei a me? Non mi riconosce più. Sì, è vero, la famosa pelata. Sei Pascutti, la grande ala sinistra del Bologna degli anni 60. Luciano! Scusate, mi stanno chiamando. Commendator Borlotti, il presidente Boniperti la sta aspettando nel suo ufficio. Vengo subito. Boniperti, aiutami. Sì, siamo in corsa per Platini. Platini! Carità, zitto! Se si viene a sapere siamo fregati, dobbiamo girare di sorpresa, acqua in bocca con tutti! Sarò muto come un pesce che si è operato alle corde vocali. Presidente, saluti la Boceto. Gentili telespettatori, buonasera, siete collegati in diretta con Milano Fiori, dove si stanno svolgendo le trattative del calciomercato. Qui ci sono ancora nei saloni alcuni personaggi, vediamo di avvicinarne qualcuno per fare un po' il punto sulla situazione. Giorgio Martino. Non cominciamo perché non posso fare dichiarazioni. È Sergio Santarini, popolare libero della Roma e dell'Inter. Secondo te, qual è il vero colpo della stagione? Ma il vero colpo della stagione sarà il 6 luglio, alla fine del calciomercato. Le voci adesso tendono solamente a deviare quelle che sono le vere trattative. Santarini con l'aereo moscia, diplomatico tu. Giorgione. Caro Borlotti, allora siamo d'accordo. D'accordo. Ma chi c'è là fuori? Ma che fa, Canà? Origlia? No, avevo messo il mezzo. Siamo d'accordo su tutto. Sì. Io gli ho offerto Mengoni e Falchetti. Ah, sì? Ma come abbiamo detto che sono incedibili, Mengoni e Falchetti, Presidente? Io non li voglio cedere a nessuno. L'ho dichiarato a tutta la stampa, sono i nostri brillanti. Ma che brillanti, brillanti! Qui si tratta di Platini! È un giro un po' complicato. Ma lo sa che attraverso la cessione di Falchetti e Mengoni non riusciamo ad avere la metà di Giordano? Da girare all'Udinese per un quarto di Zico e tre quarti di Edinho, con cui... Borlotti! Beh, dopo glielo spiego meglio, mi aspetti al bar. Vengo, avvocato! Prendendo... Cioè, un quarto di Giordano.
mezzo legno, cioè un quarto di giorno, un quarto... Non vedi qualcosa? È un quarto d'ora che ha ordinato questo caffè, me lo dà? A me ha ordinato il caffè un quarto d'ora fa. No, al suo collega. Adesso glielo vado a fare. Grazie. Piacere, Andrea Bergonzoni. Oronzo Canà, dietro. Oronzo Canà, sì, lo so, la iena del tavoliere. Grandissimo mediano di rottura, bravo, se non ci fossero stati Chiappella, Venturi e Segato, Prendiamo qualcosa? Qualcosina? Ho già ordinato un caffè, grazie. Caffè anche a me, allora. Bene. Come mai qua, la nostra iena, Come mai qua? E come mai qua? Io sono un allenatore di calcio e vengo al calcio mercato. Lo so. Ma che è un allenatore di calcio pure lei? Il mediatore, una persona di quelle che possono far decollare una squadra. Ah, ho capito. Capito? Un pilota dell'Alitalia. Vuoi scherzare? Si può evitare questo dialogo pieno di cacciottoni che mi fanno male? Ma certo che si può evitare! C'è la iena, la iena! Oscar! Ah, Andrea, ciao! Vado a parlare col mio amico Oscar Damiani e torno. Non d'azzardare che gli do una botta in destino, sai! Canà, venga qua! È fatta! È fatta? Michel Platini. Ma come, lei era rimasta Platini? Ma Platini era un nostro falso scopo. Sì. Era un'operazione, come si dice, di depistaggio. Non è lui il vero obiettivo. Mezzo Giordano. Ma che Giordano? Rummenigge. Rummenigge! Il più grande calciatore tedesco. Al posto dei bicipiti c'è il marmo, già. Abbiamo preso? Sì, quasi. Quasi? Come quasi? Presidente, insomma, in poche parole non è che abbiamo quagliato molto noi. Al contrario, si quaglierà tutto. Si tratta solo di mettere nero su bianco. Come righe nostro per 2 anni in cambio di fatti ben voli. Saremo trionfatori del mercato. Forse è vero. Lei resti qui, aspetti. Le darò la buona notizia. Grazie. Grazie, Presidente. Madonna, Benedetto! Castagnere! Castagnere, gliel'ho soffiata a Castagnere. Rumenic sta sempre a Segnere. Te in fuoco. Fuoco. Ah, sì. Fuoco. Ecco. È straniera? Brasilera. Ah, brasilera. Sì. Io sono Oronzo Canà, allenatore di Serie A del football. Che squadra? Ah, si chiama Longobarda, mia squadra. I giocatori, sapete Paolo Roberto Falcao? Magari, sta con la Roma. E Zico? Zico Udinese. Però noi abbiamo una bella squadra, adesso stiamo facendo il calcio mercato. Calcio mercato, qui è tutto segreto, capisci? Forse non so ancora, ma senza fare il nome abbiamo Rummenigge. Rummenigge? No, Rummenigge, non credi, per cortesia, perché il mio presidente sta trattando Rummenigge, grande giocatore. Rummenigge! Rummenigge, bravissimo! Bravo, che colpo, che colpo! Canà ha rubato Rummenigge all'Inter, bravo! Ma cortesia. Ma cosa? La mia ragazza? Cosa? Non sa la parola d'italiano? Lei dico Rummenigge, ridere. Rummenigge! D'accordo, d'accordo su tutto, presidente! Presidente. Orlotti! Ah, che bravo, Orlotti! Rummenigge, un nome solo, Rummenigge, ho capito tutto. Bravissimo. Bravo, bravo. Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox. Bravissimo. Ah, Rummenigge. Acqua in bocca. Ci vediamo dopo, Rummenigge. Allora? Meriterebbe che non le dicessi niente. Giuda, Don Giuda. Lei mi spiatella tutto al primo che capita, ma sono così contento che la perdono. È fatta? È fatta. Fattissima. Ci rivedi titolo sopra tutti i giornali. Ha soffiato a Castagnier Rummenigge, il grande Oronzo Canà. Ma che Rummenigge? Ma lei è sempre in arretrato. Come, non c'è più Rummenigge? Ma per carità, io miro in alto, molto più in alto. Come? Canà, indovini chi le ho preso. Chi? Ma? Ma? Mara? Mara, c'è mia moglie. Maradò. Maradò? Maradona. Maradona, benedetta l'incoronetta. Ah, Oronzo, Oronzo! Gira tutto, Napoli. Su, su, Napoli, aria, no, aria, aria, fate largo, fate largo. Aria, largo. Non è successo niente, fate largo. Oh, visto. Ah, scarnecchia. Come sta, come si sente? Maradona. No, Maradona. Sta bene, Maradona, sto bene, fluidificante, tornante. Appena le ho detto di Maradona, lei brona. Lo so, ecco. Come ha fatto? Attraverso una serie di spostamenti di giocatori in regime di svincolo, sono riuscito ad avere i 3/4 di Gentile. Grazie. E i 7/8 di Collovati, più la metà di Mike Buongiorno. Sì, a Mike Buongiorno. Sì, nell'affare è entrato anche Berlusconi. Ah, me lo dovevo immaginare io. Berlusconi, allora c'è di mezzo Berlusconi 4/15, diciamo, di Rete 4 che passa a Cologno Monzu, Milano 2, Italia 1 e Milano 2 con la Rai. No? Ma che Rai, Rai? In conclusione, Berlusconi ha ottenuto i campionati del mondo in esclusiva e noi la comproprietà di Maradona in cambio di Falchetti e Mengoni.
Quindi Falchetto e Mengoni dobbiamo dare. Ma che perché ne frega quando ci abbiamo Maradona? Fra tre anni. Ce l'abbiamo tre. Fra tre anni? Allora noi Falchetto e Mengoni ce li diamo fra tre anni. Eh no, quelli ce li ho già dati, sono già della Juve. Caro Canà, in certe circostanze bisogna saper rischiare, guardare al futuro. Guardare al futuro, ma io devo guardare al presente, presidente. Io il campionato con chi lo faccio? Ma ci metto ad ala fluidificante Daniele Piombi e ci metto ad ala tornante Pippo Baudo, non lo so. Forse le cose non vanno esattamente come previsto. Grazie dell'attenzione, credo che dobbiamo scappare. Salve!